Allora, grazie Diana, io sarò qua visto che sono vicino al computer. Intanto voglio ringraziare anche tutti i presenti per questo numero cospicuo di presenze, non so se si dice, comunque vabbè. Cominciando, ecco, ripartendo da quello che diceva il direttore, cioè oggi è la giornata internazionale per l'anticorruzione, è la seconda volta che noi, per così dire, la celebriamo qui in istituto. È stata una cosa che io ho desiderato fare quando sono stato nominato appunto responsabile anticorruzione, perché pensavo che fosse un segnale tangibile. Io la prima giornata che mi è capitato di celebrare è stata nel 2007, all'epoca stavo all'Alto Commissario Anticorruzione e lo facemmo al Campidoglio, era un'altra, sembra veramente un'altra epoca, Beltroni sindaco, insomma parliamo di un'altra epoca, però dicevo questa sicuramente è la seconda, spero che possa essere una tradizione, per quanto mi riguarda sicuramente l'ultima da questa parte, perché come già il direttore ha accennato io mi sono dimesso da questo incarico quindi porterò a compimento con il 31 dicembre proprio in relazione a quelle adempimenti che devo svolgere prima tra tutti quello della relazione del responsabile anticorruzione. Ho una serie di incompatibilità per questo incarico, prima per tutti il fatto di avere nel mio dipartimento le strutture che si occupano di gare e appalti, le strutture che si occupano di reclutamento, quindi quelle che per antonomasia sono considerate a rischio. E quindi insomma ho pensato bene che fosse giunto il momento, così come ho accettato per un segno di responsabilità, visto che quando il 20 novembre 2013 sono stato nominato l'ente stava attraversando un momento istituzionale particolare, perché da lì a qualche giorno cessava la nomina, la validità della nomina del presidente, quindi abbiamo attraversato, vi ricordate, 4 mesi senza presidente, senza quindi che il consiglio di amministrazione si potesse riunire, abbiamo avuto un voto un po' istituzionale. Mi venne proposta questa cosa in relazione appunto alla mia esperienza pregressa e quindi non potei tirarmi indietro. Ora penso che ci siano le condizioni perché mi possa tirare indietro e quindi questa qua sarà la mia ultima relazione in questo senso. Ovviamente noi siamo un pochettino come nei concerti rock, no? Le band minori che suonano sperando un giorno di addivenire a maggiore fama, perché tutto questo è in preparazione dell'intervento del professor Luciano Inna, che sicuramente è uno dei massimi esperti, lo dico veramente non perché è lui, ma chiunque, a chiunque voi sarà capitato di sentirlo anche alla radio. Io pure la mattina mentre mi taglio la barba mi è capitato di sentire al giornale radio qualche intervista, ogni volta che c'è qualche occasione che ahimè fa tornare alla ribalta la corruzione, perché qua nel nostro paese si parla di anticorruzione solamente quando c'è un episodio corruttivo. Mi ricordo l'anno scorso proprio quando facevamo la giornata anticorruzione era esploso tutto il fatto del Comune di Roma, non so se ve lo ricordate, ci fu questa identità di tempi eccezionale. Comunque io volevo approfittare di questa giornata ovviamente per dare poi i risultati sul whistleblowing, è vero, cioè qua il collega Paolo Marzilli, abbiamo fatto un approfondimento etimologico, si dice whistleblowing, giusto? No, perché sembrava che si dovesse dire whistleblowing, no, whistleblowing. Dicevo, e quindi volevo approfittare per dire un po' qual è stata in questi miei 2 anni un po' la linea guida, ciò che mi ha ispirato. E per fare questo volevo partire proprio dalla relazione che ho fatto l'anno scorso. La relazione che ho fatto l'anno scorso, che è chiesta a tutti i responsabili anticorruzione, è una relazione abbastanza settica, dove bisogna flaggare un sacco di sì e no a secondo se hai fatto o non hai fatto alcune misure. Però poi ci sono 2 domande che ti fanno, che ti lasciano un po' lo spazio per discutere, per approfondire, lasciare un commento. Una è questa qua, formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori di rallentamento dell'adempimento. Perché trasparenza? Perché ovviamente, come dicevamo prima, la trasparenza è strettamente connessa all'anticorruzione. Diciamo, è stata la prima misura anticorruzione. Se vogliamo, tutto quello che è stato Mani Pulite, l'unica eredità che ci ha lasciata è stata una legge 241 che cominciava a parlare di trasparenza. Tra l'altro, così piccolo aneddoto, io i primi galloni me li sono guadagnati lì, perché mi dovete occupare di trasparenza e soprattutto quindi di accesso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che era per antonomasia la negazione di questo concetto di trasparenza. E quindi siccome io rappresentavo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle riunioni che venivano fatte dal Gabinetto del Ministro,
anche perché ero giovane, perché nessuno si voleva sporcare le mani, perché insomma capivano che era andare a parlare di corda a casa dell'impiccato. Quindi io mi accostai obtorto collo all'epoca a questa materia, però devo dire mi valsi i galloni, perché poi dopo quel lavoro fatto, e vi assicuro non fu semplice stabilire i termini per la conclusione di procedimenti, stabilire quali documenti potessero essere oggetto di accesso, il gabinetto poi mi chiamò e da lì cominciò un'altra esperienza professionale. Comunque questa è la risposta che io ho dato per far vedere che poi quello che io dico, generalmente poi lo dico anche in maniera, quello che dico in privato lo dico anche in pubblico, cioè qua ho criticato aspramente quella trasparenza per come è fatta oggi, cioè per me il fatto che sul sito debba essere pubblicato, non so, il curriculum, lo stipendio, cioè non è questa la trasparenza che ci serve, no? Cioè la trasparenza che ci serve è capire per esempio come funziona un'amministrazione. Allora, l'anno scorso dicevo che un'esperienza che sembra andare in questa direzione è quella riportata nel sito www.soldipubblici.it, che sicuramente se vi capita andateci, perché anzi una collega l'ho invitata proprio qualche giorno fa ad andarla a vedere. L'anno scorso tra l'altro questo sito non riportava ancora i dati dei ministeri, non riportava gli enti di ricerca, cosa che ora ci sono, non riportava l'ANAC, che non c'era l'anno scorso e non c'è manco adesso, questo, e gliel'ho detto, gliel'ho scritto insomma. Perché là si inizia a vedere, in effetti uno può fare delle comparazioni anche. Poi purtroppo anche quest'anno mi sono reso conto che sono dei dati messi lì tanto per, che ho fatto delle ricerche mirate per fare dei confronti tra amministrazioni, e mi sono reso conto che nonostante vengano utilizzati i dati del SIOPE, ogni ente per esempio riempie i capitoli un po' come vuole. Insomma, mi sono un po' preoccupato, perché ovviamente sono andato a vedere per esempio la restituzione che viene fatta al MEF, che a noi ci pesa in maniera pesante, sono andato su tutti gli enti e nessun ente ha questa restituzione. Allora ho chiamato appunto la collega del bilancio e ho detto: oh, ma come, che siamo gli unici che stiamo i soldi? Quindi lei ha fatto un approfondimento al bilancio e si è resa conto, al tesoro, e si è resa conto che pure gli altri restituiscono questi soldi, perché gli hanno detto al tesoro, solamente non li mettono lì, non li mettono in altri capitoli, quindi alla fine lo strumento diventa inutile, perché se non puoi fare delle comparazioni alla fine non serve a niente. Quindi questo qua è una prima domanda, ecco, per dire quello che io penso della trasparenza oggi, nel senso che bisogna fare ancora molta strada, sicuramente ne è stata fatta molta nel 90, ma molta bisogna farla. E questo, e qui diciamo entriamo più in materia, e dice, mi si chiedeva di formulare un giudizio sulle misure sopracitate, perché erano tutte le misure quelle obbligatorie del piano nazionale, quindi non lo so, dalla rotazione degli incarichi al pantuflage, alle clausole, tutte queste misure messe una dietro l'altra, e mi chiedevano di dare le ragioni, il giudizio sulle misure, e specificando le ragioni, eccetera, eccetera. E io anche lì ho risposto così, anche sulla base dell'esperienza fatta, eccetera, eccetera. Da come per intendere la pubblica amministrazione abbia più a che fare con il recupero di un corretto atteggiamento etico rispetto all'inserimento di singole clausole nei contratti, misure eccetera. Il quadro normativo dei reati contro la pubblica amministrazione è sufficientemente ampio nel nostro ordinamento. Viceversa, ciò che oggi molto spesso manca è proprio la consapevolezza di cosa rappresenta un comportamento illecito. E a ciò si può far fronte solo con la crescita di una cultura della legalità, e in questo senso il codice di comportamento ritengo rappresenti lo strumento più diretto. Cioè io da sempre ho detto, e questa non è la prima conferenza, questa è la terza mi sembra che faccio in materia di anticorruzione, e io ogni volta batto lì, cioè dico, quello che manca è la cultura. Purtroppo anche il nostro ordinamento normativo non fa nulla per rafforzare questa cultura, tutt'altro, anzi va a detrimento. Io l'altra volta, ma mi piace ricordarlo sempre, ho ricordato il giuramento. Io quando sono entrato in amministrazione ho fatto il giuramento, si giurava fedeltà alla legge, alla Costituzione, oggi non si fa più. Per me è assurdo che una pubblica amministrazione, un pubblico amministratore, un dipendente pubblico non effettui più il giuramento. Però sono queste piccole cose che ti fanno poi perdere di vista, no? Diciamo che noi ci siamo potuti privatizzare in molti campi, sbagliando a mio avviso, in maniera, anche perché poi non ci siamo privatizzati, quindi abbiamo preso il peggio di una cosa e il peggio dell'altra. Comunque, questo per dire cosa? Che a mio avviso quindi le misure più importanti che noi troviamo nel nostro, nell'anticorruzione, come dicevo, sono quelle che vanno a incidere su un atteggiamento etico, orientato da parte del pubblico dipendente. Dicevo, il codice di comportamento sicuramente è la misura regina, e l'anno scorso proprio io, se vi ricordate, l'intervento che feci in questa stessa giornata fu tutto incentrato sull'anticorruzione. Quest'anno invece appunto volevo parlare di questo whistleblowing,
come momento più avanzato della prevenzione. E questo qua l'ho voluto specificare e ho messo anche giù questo richiamo alla figura del responsabile di prevenzione e corruzione e dell'ufficio dei procedimenti disciplinari. Piccolo inciso, io ero anche responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, mi sono dimesso quando ho preso l'incarico di responsabile della corruzione perché la norma di legge li considera tra loro incompatibili. Questa però è anche lì, se pensate, è un'assurdità. Perché viene detto? Perché siccome il responsabile fa prevenzione, quello fa sanziona, diciamo, quindi potrebbe il responsabile lavorare meno bene per far lavorare più il sanzionatore, cioè che veramente stiamo alle, non so come definirla. Comunque questo, quindi ho messo questo richiamo, però per dire, quindi siccome il whistleblowing rientra nelle competenze del responsabile anticorruzione, deve essere visto in un'ottica di prevenzione. E in effetti vedrete che la segnalazione ha senso nella misura in cui anche una cosa si può sanare. Cioè, quindi, capito, è un percorso che va a sanare, certo, a volte può portare anche la sanzione, come vedremo, però diciamo che è incluso in un percorso che va a sanare anche situazioni che sono per il loro anomale. Cerco di correre perché abbiamo un pochettino sforato, non volevo togliere tempo ai prossimi interventi e soprattutto appunto al concerto rock finale. E come dicevo, quindi sul whistle E, piccola parentesi, vi ricordate che whistle E perché I sta per Ispra, e questo perché? Perché noi l'abbiamo fatto come un mezzo che possa essere dato in riuso, e quindi mi piaceva che la I potesse ricordare sempre che l'abbiamo fatto noi. E ci sono degli aspetti freddi e ci sono degli aspetti caldi, e su questi adesso li scorriamo rapidamente. Gli aspetti freddi sono quelli che caratterizzano quindi il sistema, è un sistema realizzato in house, tra l'altro qui ho visto un collega e ce n'è un altro, Andrea Ranaldi e Francesco Loretti, desidero ricordarli perché veramente abbiamo delle competenze di eccellenza all'interno dell'istituto grazie alle quali si possono fare delle cose veramente egregie. L'importante, ecco, uno deve avere a volte quel quid per osare, ecco, per chiederlo, perché le persone qua sanno fare delle cose eccezionali. Vi ricordate anche il sistema di votazione che noi abbiamo fatto online? Penso che siamo gli unici attualmente che abbiamo un sistema di votazione online all'interno dell'istituto per la nomina, per esempio, del consigliere scientifico, ma che volendo si potrebbe usare anche per altre cose. Quindi è un sistema ad altissima criptazione, ovviamente qua non parlo di questo perché sennò c'è Andrea Ranaldi che gli prende un colpo perché dire un sacco di cose imprecise, però diciamo che anche per un esterno, cioè per un pirata, per un hacker, non sarebbe, diciamo, una cosa accessibilissima. Poi entrano alla NASA, alla NATO, insomma, quindi penso che riuscirebbero a forzare anche il sistema, però per dire che insomma mediamente è un qualcosa che dà una tutela molto avanzata. È un sistema volto a far diventare ogni dipendente una sentinella della legalità. Come dicevo, non deve essere, perché la difficoltà di far entrare questo whistleblowing nella nostra cultura è che noi abbiamo la cultura di vederlo come lo spione. Allora, non è lo spione, è qualcuno che sta segnalando qualcosa che è illegale, ma è finalizzato, ripeto, anche al fatto che venga sanata questa, perché poi, a meno che non parliamo di reati, allora in quel caso ben vengano gli spioni, nel senso che se c'è un reato c'è anche un obbligo, e là torniamo del pubblico dipendente, a andarlo a denunciare. Quindi usciamo fuori da questa logica, no? Non si sta facendo una delazione nel senso negativo del termine, è un qualcosa, tu fai parte di un organismo pubblico dove ognuno che si comporta in maniera sbagliata, commette un reato, lo fa anche a nome tuo, nel senso che poi sei anche tu che ci rimetti a livello di immagine, e lo sappiamo tutti, è inutile che citiamo fannulloni e cose del vario, perché insomma ci sono gruppi di mele marce, voglio dire, che poi vanno a inficiare poi tutto quanto il sistema. Poi, ma soprattutto appunto, è un sistema che tutela la riservatezza, quello dicevamo, che, attenzione, riservatezza, ricordiamoci, non è anonimato, cioè le denunce sono sempre riconducibili a qualcuno. Anche quando stavo all'anticorruzione, le segnalazioni anonime non potevano, proprio per legge, non potevano essere prese in considerazione, quindi è solamente la riservatezza che si va a tutelare, e c'è sempre un sistema per poter risalire a colui che ha fatto la segnalazione. È un sistema che non pone barriere di reali livelli di situazione di intangibilità. Ecco, questa è una cosa molto importante, e questo mi ricollego anche al discorso dell'incompatibilità mia che dicevo. Io perché volevo che ci fosse questo sistema? Perché volevo essere anche oggetto di votazione, nel senso,
se qualcosa del responsabile anticorruzione, da responsabile consumatore viene fatto in maniera sbagliata, benissimo, può essere segnalata, c'è l'obbligo di prenderlo in carico. Poi tra l'altro, come vedremo, l'altro punto, c'è un comitato, non è che decido da solo, quindi potrei, cioè, non è che posso nascondere che c'è stata questa segnalazione. Quindi io sono assolutamente, come tutti gli altri, oggetto di attenzione particolare. E poi appunto ha un sistema che è garantito da un comitato. Questo comitato, che altro non è poi che è un comitato, un comitato etico, come parlavamo l'altra volta con il professore, perché è un gruppo di tre persone, poi lo sapete, siamo io attualmente, Paolo Marsili e Alberta Franchi, che di fatto sono a garanzia del corretto funzionamento del sistema. Nel senso, io non potrei per esempio andare a vedere chi ha fatto una segnalazione solamente per mia curiosità, perché partirebbe in automatico la segnalazione agli altri due membri del comitato, che a questo punto mi andrebbero a chiedere conto e ragione, oltre al fatto che dovrei mettere una motivazione, che sapete l'unica motivazione è affinché ci sia un diritto di difesa che debba essere perseguito necessariamente conoscendo il nome, quindi solamente in questo caso. Da quando è operativo? Appunto è operativo da giugno di quest'anno, quello era il comunicato al personale. È un sistema in evoluzione, qua stiamo sempre sulle parti fredde, perché stiamo ragionando su delle modifiche in corso, per esempio anche su possibili sviluppi futuri. Per esempio si sta facendo una modifica che tenda a garantire la riconducibilità della segnalazione. In che senso? Attualmente, come sapete, possono fare denunce tutti i dipendenti, segnalazioni tutti i dipendenti, e per evitare che magari un dipendente abbia lasciato aperto il proprio computer e che qualcun altro abbia fatto una segnalazione, ovviamente aperto sul proprio account, e qualcuno abbia fatto una segnalazione, allora stiamo facendo sempre con gli amici tecnici un sistema dove al momento dell'invio bisognerà reinserire la password, in modo che così, anche se uno ha lasciato il computer aperto, è certamente riconducibile poi al proprietario di quell'account la segnalazione. Stiamo sviluppando anche una maggiore precisione nello stato di avanzamento della pratica, nel senso, attualmente ci sono le tre voci che uno può andare a consultare se fa una segnalazione che è pendente, in lavorazione è chiusa, e allora stiamo vedendo anche di mettere qualche informazione in più sulla tempistica, sulla fase di lavorazione. E soprattutto, ecco un'altra cosa importante, noi ci siamo dati delle regole all'interno del comitato, abbiamo visto che un momento importante è quando chiudere la pratica, nel senso che non è tanto, noi ci eravamo dati come regola quella di valutare insieme cosa fare di una segnalazione. L'esperienza ha insegnato che in effetti cosa fare appena arriva una segnalazione è abbastanza semplice, perché poi vedrete le segnalazioni che sono state fatte, si sa cosa. Quello che invece è più importante è il momento di chiudere, cioè io la chiudo lì sapendo come sono andati i fatti, oppure attivo un procedimento disciplinare, per esempio, o ritengo che non sia il caso di andare a un procedimento disciplinare. Quindi è la fase della chiusura la parte più delicata, in questo senso ce ne stiamo occupando. Possibili sviluppi futuri, vi dicevo, è chiuso, l'INGV ci ha fatto una richiesta per utilizzare il nostro sistema, proprio attratta tra virgolette da questo sistema del comitato, perché loro per esempio hanno un responsabile anticorruzione che ha fatto una sorta di meccanismo, che poi però sono segnalazioni su via mail, quindi non ci sono nessuna forma di riservatezza, però ovviamente non riceve segnalazioni, A perché poi lui sa subito chi sono, e B perché non c'è quella garanzia di gestione della pratica. L'ulteriore passo che si dovrebbe fare è quello di rendere possibile segnalazione ai soggetti esterni. Questo è un testimone che passerò al prossimo responsabile anticorruzione, perché sicuramente potrà essere lui a implementare questo, che ovviamente vuol dire farlo diventare un sistema punto 2, insomma molto più complesso anche. E veniamo quindi poi al cuore, alla parte calda, come ha funzionato il WISTL. Allora, le segnalazioni pervenute in questi poco più di 15 mesi sono 12, anzi 13, perché ne è arrivata una l'altro ieri, non l'abbiamo ancora presa in considerazione. Di queste 12, 9 sono state chiuse, 3 risultano ancora in lavorazione. Di quelle 9 chiuse, 6 si sono concluse con la verifica della legittimità. Quindi cosa vuol dire questo? Che in effetti quella cosa che era stata segnalata, quell'evento che era stata segnalata, in effetti era sussistente, però non costituiva un'illegittimità. Adesso andiamo a vedere poi di cosa stiamo parlando, perché andiamo pure sugli argomenti. In un caso
è stato concluso con la rimozione, c'era una legittimità, è stata rimossa e si è ritenuto di chiuderlo lì. In altri due casi c'è stata la rimozione, ma lì è stato avviato un procedimento disciplinare perché in effetti era un qualcosa che più complica, più, diciamo, più grave, e quindi questo ha dato vita a un procedimento disciplinare. Ma vediamo quali sono i temi delle segnalazioni, perché poi questa è la cosa che più interessa e che può più orientare anche sulle misure, no? E mi riallaccio a quello che diceva prima Diana, cioè la pesatura, tutti gli eventi che vengono posti sotto esame sono finalizzati a capire quali sono le misure di mitigazione da porre in essere. E quindi in questo caso ovviamente noi stiamo, sicuramente abbiamo già una buona punto d'osservazione che ci fa capire che tutte le segnalazioni riguardano le attività di tipo extraistituzionali. C'è un secondo lavoro, chiamiamo così in maniera molto, molto grezza, però sicuramente, perché ovviamente non si parla sempre di un'attività lavorativa, ecco, forse laddove ci sono state le sanzioni disciplinari c'era qualcosa che si avvicinava, negli altri casi magari erano incarichi, svolgimento di attività comunque definibili in maniera diversa. Però noi traiamo anche gli elementi positivi. Prima cosa, non abbiamo avuto segnalazioni relative alle aree a rischio. Quest'uno tra parentesi per ricordarmi che una segnalazione in effetti riguardava, poteva, sembrava riguardare, perché a volte queste segnalazioni sono un po' criptiche, infatti noi avevamo, cioè nel regolamento sul whistleblowing abbiamo scritto che di cercare di essere molto precisi nella segnalazione, cioè non deve essere una cosa così. E siccome una riguardava in effetti un'area a rischio, che era l'area gare appalti, poteva essere particolarmente delicata. Però poi, proprio il modo per come era scritto, perché si diceva Tizio, ha presentato un'offerta in materia con la propria azienda. Allora, abbiamo fatto subito questa verifica sull'ufficio che era parte, in effetti non avevamo nessuna di queste offerte e quindi, diciamo, per fortuna abbiamo potuto escludere che si trattasse. Però, tant'è vero, tra l'altro, diceva, ha presentato un'offerta, non è che diceva in Ispra, no? Insomma, quindi era molto vaga. Però ovviamente abbiamo continuato e stiamo continuando, perché questa è una delle ultime, e stiamo continuando a verificare però se effettivamente lui svolge un'attività di questo tipo. E altri elementi positivi, dicevo, lo strumento è stato utilizzato per finalità almeno apparentemente corrette, cioè il rischio, vi ricordate quando lo presentammo, era che diventasse una sede di gossip, Tizio è l'amante di Caio e quindi, no, ecco, queste cose qui non sono avvenute, quindi è stato sempre utilizzato correttamente, quindi per segnalare situazioni che almeno apparentemente potessero porre, diciamo, dei problemi di legittimità. È stato possibile sanare i vizi riscontrati. Ecco, nel caso in cui abbiamo avuto questi vizi, come dicevo, e qui torniamo al discorso che dicevo prima di punta avanzata di prevenzione, è stato possibile correre a rimedi, insomma, porre rimedio e quindi superare l'illegittimità. Elementi negativi è quello che dicevamo all'inizio, evidenzia una mancata percezione di legittimità dei comportamenti, cioè alcune di queste persone a quale mi è capitato di doverli contestare in via diretta, diciamo, mi sono chiamati. E dice, ma io questo lo faccio fuori dall'orario d'ufficio. No, lo puoi fare. Cioè, il problema non è far capire che c'è diciamo, un rapporto di esclusiva con la pubblica amministrazione. Non si può svolgere un'altra attività, poi se remunerata ancora meno. Tutte le attività possono, o meglio, diciamo, di tutte le attività si può valutare se sono autorizzabili o meno, se è sufficiente una comunicazione. Noi sappiamo che ci sono atti, faccio vedere le docenze, se uno scrive libri, sono attività che si possono legittimamente fare, no? Però comunque vanno comunicate, anche se là non c'è neanche un'autorizzazione, c'è solamente una mera comunicazione. Allora, attenzione, perché questo discorso dell'autorizzazione, il legislatore ci va molto pesante, nel senso se dice tu svolgi un'attività, per esempio, lavorativa. E non sei stato autorizzato. E l'amministrazione viene a sapere, lo viene a sapere. L'amministrazione ha l'obbligo di andare a vedere tutti gli introiti che tu hai avuto da quell'attività e glieli devi dare. Capito? Quindi io ho fatto per 3 anni, ho fatto il commerciante, benissimo, vediamo un pochettino, agenzia di entrate, quanto guadagniamo? 10.000 euro l'anno? Bene, mi devi dare 30.000 euro. Cioè, è una cosa pesante, quindi attenzione. Quello che mette sicuramente a riparo ogni volta che si svolge un'attività è comunicarlo all'amministrazione. Quali le misure di mitigazione adatte? Allora, sicuramente l'adozione del regolamento del conferimento di incarichi extraistituzionali. E vi ricorderete che l'anno scorso, proprio in questa sede, abbiamo fatto la presentazione del regolamento, motivo per cui era
tra l'altro era andato, diciamo, overscore, nel senso perché era stato fatto in tempi più rapidi di quelli richiesti. È un regolamento fatto anche quello di sana pianta, cioè non è che abbiamo preso un regolamento da qualche parte e l'abbiamo appiccicato lì, no, è stato studiato sull'istituto, quindi è un regolamento corposo perché sono una quindicina di articoli, quindi questo qua è stato fatto. Lo svolgimento di una divulgazione, il panel dello scorso anno, come dicevo, sicuramente poteva essere un'ulteriore misura di mitigazione. La divulgazione. L'11 maggio abbiamo fatto una divulgazione tramite moderatore, quindi che ha raggiunto tutti i singoli dipendenti dove diciamo dove andare a prendere questo regolamento. E ancora, è una nuova divulgazione, quella che stiamo facendo oggi. Qua ci sono tutti, diciamo, la strada per arrivare, si va sull'intranet di ISPRA, si va a struttura, GEROG, incarichi istituzionali e si trovano il modello di comunicazione, il modello di richiesta di autorizzazione e il regolamento. Quindi do per fatto un'altra missione, la divulgazione di oggi. Però la domanda finale poi è una, e qui vado concludendo così. Perché queste misure risultano efficaci? Allora, uno è perché, come anticipava pure prima Diana, gli scenari rischio non possono essere annullati. Quando noi abbiamo visto tutti quei numeretti, no, che portano poi, abbiamo visto a quell'8. Non è che il nostro obiettivo deve essere di portare quell'8 a 4, perché verosimilmente non ci si riuscirà. Perché? Perché sono procedimenti che involgono, perché quella pesatura avviene con una serie di domande a cui bisogna rispondere. Allora, per esempio, ha effetti economici? Sì. Coinvolge tot persone? Sì. Coinvolge tante amministrazioni? Sì. Quindi sono tutte cose abbastanza fredde. Quindi alla fine questo punteggio non è che ti può variare più di tanto, può variare quello sui controlli. Allora sì, tu puoi aumentare i controlli, ma se io vado a massimizzare i controlli, magari anziché 8 avrò 6,5, 7, sto sempre sopra il 5 che ci siamo dati come fascia di rischio, come abbiamo detto, non mi ricordo, c'è una definizione, vabbè, insomma, elevato, abbastanza elevato. Quindi allora c'è il discorso che tutte queste misure non è che potranno mai annullare il rischio, va gestito. E poi in questo il professore che veramente in questo Professore? è professore. Mi metti in imbarazzo. No, no, beh, ma insomma. E il secondo motivo, cioè perché queste misure sono risultate efficaci, perché torniamo sempre lì, perché non vi è la cultura della legalità. Perché queste cose non ti dovrebbero neanche venire in testa, non ti dovrebbe neanche sfiorare l'idea di fare un'altra attività quando, se tu avessi dentro di te, ecco, quel sentimento che ti deriva da quel giuramento iniziale, no? Perché tu lo sai, io giuro, è un po' come il matrimonio, va, diciamo, tu hai giurato fedeltà, poi non è che non ci stanno i tradimenti ci stanno, però tu sai che quello è un tradimento. Attenzione, no, mi è piaciuto questo paragone, mi è venuto, ma è buono. È buono. È buono, no, perché nel senso deve essere quello, nel senso sapere che se lo stai facendo contro un impegno che hai preso. Poi non è che questo lo evita, perché se si potesse evitare il rischio, allora la gestione del rischio anche sui matrimoni si potrebbe applicare, no? Allora, se si potessero evitare i tradimenti ci sarebbe stata già la misura per. No, però allora sapere che tu in quel momento stai tradendo un tuo ideale, un tuo ideale che poi, se diffuso, sarebbe un ideale veramente tra i più nobili. Sapere di partecipare alla cosa pubblica, no? Quali sono le misure PNA che fanno perno sull'approccio etico? Perché la torniamo e torniamo sempre lì. Quindi il codice di comportamento, questo whistleblowing come modalità avanzata di prevenzione, e poi la diffusione di questi principi attraverso giornate come questo. E ho messo puntini di sospensione perché poi lanciamo lì un sasso che spero, anzi un testimone che spero raccolga il prossimo responsabile, per dire un'idea che con il professore Inna ci era venuto in mente, anzi veramente è venuto in mente a lui, non mi voglio appropriare di idee, poi me l'ha suggerita, che potrebbe essere anche realizzata qui in istituto. E io con questo ho finito, grazie, e passo a questo punto la parola a Francesco Pirrone, che vi parlerà invece dell'affascinantissima materia della trasparenza. Grazie.